Hello bevitori, hello bevitrici e benvenuti in questa nuova recensione. Ebbene, oggi vado a recensire la birra Leffe Rouge. Finalmente l'ho trovata. Completo il trio di birre Leffe. Sono partito, vi ricordo, dalla birra Leffe Blonde, bionda. Sono arrivato alla birra Leffe Ambrata, Ambré che dir si voglia. E oggi finalmente ho trovato la birra Rouge Leffe. Si tratta di una birra rossa, perché Rouge significa rossa. Allora, la birra in questione si presenta ovviamente in bottiglia e abbiamo come caratteristica il rosso che predomina in una parte alta, mentre in quella blonde era gialla la parte alta, questa ovviamente è rossa, è carta stagnola di colore rosso. Leffe, abbiamo a leggere l'etichetta, anno 1240, Beer Belge d'Abruges. Belgische Bier Rouge, birra rossa d'abbazia, birra leggermente speziata con note di caramello. Alcol 6,6, questa è la gradazione alcolica, 33 centilitri, 330 ml. Birra rossa d'abbazia, birra leggermente speziata con note di caramello. Birra doppio malto, cerveza double malta. Ingredienti: acqua, malto d'orzo, mais, orzo, zucchero. Luppolo, basta, questi sono gli ingredienti, sono tanti e noto con, diciamo così, ironia che anche lo zucchero è stato riportato come ingrediente. Vi ricordo che lo zucchero è parte integrante di una birra perché comunque per far sì che una birra vada ad avere una gradazione alcolica deve per forza di cose fermentare e per far sì che la birra vada a fermentare e quindi acquisisca quella quantità di alcol di valore alcolico viene fermentato lo zucchero che dunque viene a palesarsi nella birra che viene ad essere realizzata. Abbiamo i valori nutrizionali che non ci interessano, 6,6, beviresponsabile.it e via. Andiamo a sentire prima l'odore al mio 3. 1, 2, 3, via. Odore di birra secca, cioè l'odore è l'odore di una birra secca sembra, quindi non sembra caramellata o comunque con note di caramello, va bene? L'odore sembra di una birra di quelle secche, va bene? La quantità di schiuma la state vedendo ora, ragazzi, eccola qua, non è troppo, stai riscaldando perché c'è il sole, fa caldo, va bene? Andiamo però a bere la birra in questione, al mio 3 partirò, 1, 2, 3, via. Allora, si sente l'aromatico derivato dal caramello, cioè il caramello de facto, è presente in questa birra, quindi si sente la leggera aroma caramellata, se vogliamo. Non è una birra amara. Perché? Perché il caramello pone la birra in questione ad un livello di leggera dolcezza, di leggero dolciume, va bene? Però l'odore non è che tradisce, ma palesa quello che realmente è, cioè si tratta pur sempre di una birra secca. Non è la mia preferita, perché non può essere considerata de facto, come la mia preferita, ok? Però devo riconoscere che è pur sempre una buona birra. Dici, che voto gli dai, Leandro? Che voto gli dà Leandro, il conoscitore? Bene, io il voto che do a questa birra è un 6, dovendo essere di larga manica un 6,5, perché ti prendi 6, 6,5? Cara Leffe Rouge, perché sei secca nel sapore, hai quel caramello che si sente e di pregio è il fatto che non sei una birra amara, però cara mia sei una birra fottutamente secca, va bene? E a me il secco francamente non piace, piace la birra rotonda nel sapore, molto più dolce di quello che già sei tu e soprattutto fruttata, fermentata bene, tu sei buona, hai un che di caramellato se vogliamo, la spezia come dice qua. Lo speziato si sente, per carità, però non è uno speziato forte. Il dolce non è così forte e predominante. Ora, attenzione, le birre sono quasi tutte amare, giusto? Però io vado più di 8 per le birre, più goloso per le birre, diciamo così, dolciastre. Va bene? A me si è concesso che esistano.
È una birra secca, dunque. Bevibile? Certamente sì, però noto con dispiacere che quasi tutte le birre rosse sono secche nel sapore, sono secche nell'aroma. È una cosa che ho riscontrato. A me non dispiace perché alla fine ci sta, per l'amor di Dio, però in qualche modo, in qualche maniera, il secco della birra in questione è evidente, azzardo a dire, va bene? Attenzione! È bevibile, per carità di Dio, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, però non è il top di birra che preferirei bere. Le mie birre preferite sono la birra Ceres Strong, scusatemi, c'è la birra Ceres Extreme, la Morena Imperiale è la mia preferita, è il top di gamma, non c'è più, non si trova più in commercio. La birra Peroni Forte è la mia preferita birra. Non ci sono più tutte queste birre, sia la Morena che la Peroni Forte, non ci stanno più. Bisogna cercare su internet e magari te le ordini e te le portano a casa, di fatto. Per quanto riguarda invece la birra in questione, si prende un 6 di base di partenza, un 6,5 volendo essere generosi e quindi andando ad arrotondare il voto che vado a dare alla birra in questione. Va bene? Comunque è bevibile. Oh, pure il rotto è uscito fuori, il ruttino. Il rotto di degustazione c'è sempre, quindi anche questo è un marchio di garanzia e di qualità se vogliamo. Dunque la birra va bene, promossa, ma con un 6, massimo 6,5. Il 7, l'8, il 9, il 10 non te lo prendi, cara Leffe. Mi dispiace per te. Detto questo, grazie a tutti voi. Facciamo un'espressione, ragazzi, facciamo un'espressione che vada a descrivere la birra in questione. A mio 3 partirò. 1, 2, 3, via. Anzi, mettiamoci con il sole. Con il sole vicino, ragazzi. Oppure così. Bene, vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Se qualcuno volesse chiedere, ma com'è il colore, Lea? Com'è il colore, Leandro? Dici com'è il colore? Guardate qua. Ma è chiara, non è troppo scura, ok? Quindi non è proprio rossa rossa. Diciamo, sulla etichetta è scritto rossa, però rossa effettivamente non è, secondo me, va bene? A livello di colore del liquido interiore, del liquido presente. Detto ciò, grazie a tutti voi, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, ciao da Leandro, conoscitore italiano, e mi raccomando di far girare questo video come Cristo comanda, ciao!